Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Leonardo e sono il fondatore di Suita Blog, un blog innovativo che tratta principalmente tematiche relative al mondo degli investimenti, della finanza personale e del marketing. Dunque, se anche tu sei interessato a queste tematiche, ti lascio qui sotto in descrizione il link. Mi raccomando, vacci a dare un'occhiata perché c'è tantissimo materiale che fa il caso tuo e che ti aiuterà sicuramente a aumentare il tuo bagaglio personale. Dunque, cosa aspetti? Dacci un'occhiata. Detto questo, partiamo subito con il video di quest'oggi che tratta il tema delle vendite e più in particolare le 6 qualità che ogni venditore deve avere per essere un ottimo venditore. Bene, detto questo, inizieremo subito a rispondere a una semplice domanda. Hai ottenuto ciò che volevi in questo anno? Bene, sono sicuro che se segui questo canale, stai guardando questo video, sicuramente sei una persona intraprendente, che ha voglia di fare, che si mette in gioco e quindi sicuramente avrai fatto tantissimi sacrifici per fare ciò che stai facendo, per ottenere ciò che hai ottenuto. Ma se la risposta alla domanda è no, e quindi sei consapevole che potevi ottenere qualcosa in più, potevi avere maggiore successo in quello che stai facendo, forse è perché le tue abilità di venditore, e quindi comunicazione, persuasione, negoziazione, sono tutte abilità che potresti migliorare. Bene, se è così, andiamo subito ad elencare quelle che sono le 6 principali qualità che distingue un buon venditore da un ottimo venditore. Tutto questo dopo la sigla, ragazzi. Eccoci di nuovo qua ragazzi, benissimo, partiamo subito con la prima qualità che è l'audacia. L'audacia è quella caratteristica che serve al venditore per approcciare un nuovo cliente. Infatti serve audacia, coraggio e anche un po' di sana follia per approcciare per la prima volta appunto qualcuno di nuovo, che sia un cliente, che sia un potenziale cliente, che sia una nuova conoscenza, anche in una semplice relazione, è la stessa identica cosa. Quindi è fondamentale provare, buttarsi e non avere paura di ricevere un no come risposta, perché è proprio dai no che si impara, che si migliora di giorno in giorno. L'audacia dunque è quella capacità che ci spinge ad andare oltre i nostri limiti, a spingerci un po' più là di quella che è la nostra zona di comfort, e tramite questa capacità il venditore riuscirà in qualche modo a ottenere il numero di telefono del potenziale cliente, piuttosto che una chance davanti al cliente appunto per presentare quello che è il suo prodotto, il suo servizio e così via. Quindi l'audacia serve per ottenere una possibilità, per approcciare il cliente. Mentre la seconda capacità è la ripetizione. Sì, avete capito bene ragazzi, la ripetizione. Infatti se tramite l'audacia abbiamo avuto la possibilità, abbiamo una chance per fare colpo appunto con il cliente, tramite questa seconda caratteristica dobbiamo arrivare dritti al punto e far colpo con il cliente, e per far ciò dobbiamo sicuramente prepararci. Infatti spesso e volentieri ciò che distingue un buon venditore da un ottimo venditore è la preparazione. Dunque è fondamentale arrivare dal cliente preparati, e per far ciò ovviamente dobbiamo studiare il nostro prodotto, il nostro servizio, preparare le nostre slide piuttosto che la presentazione faccia a faccia in maniera perfetta. Tutto deve essere perfetto, e per far ciò dobbiamo ripetere più e più e più volte quello che è il nostro speech, la nostra presentazione appunto. Ogni cosa deve essere perfetta, e se questa qualità sarà utilizzata a dovere, vedrete che riusciremo a far colpo verso il cliente e quindi ottenere il lavoro piuttosto che entrare in partnership o vendere un prodotto e servizio. La terza qualità di un ottimo venditore è sicuramente la disciplina. Infatti nessun deal, nessun accordo, nessun affare si farà mai in un solo approccio, in un solo giorno. Ovviamente serve costanza, serve disciplina ferrea appunto per riuscire a far sì che ciò che vogliamo ottenere realmente accadrà, realmente potremo ottenerlo. Questo nelle vendite, ma come in qualsiasi altro tipo di lavoro e di relazione. Quindi una corretta programmazione e una giusta disciplina ci aiuterà sicuramente ad essere più presente verso il cliente, e questo ci aiuterà in ogni caso a creare e a instaurare un rapporto, una relazione più stretta con il cliente stesso appunto, che vedrete risulterà fondamentale poi nell'approccio di vendita. Infatti il venditore non deve essere soltanto colui che chiama il cliente per proporgli un nuovo affare, piuttosto che richiedere soldi per il servizio o per il prodotto venduto, ma piuttosto deve diventare anche un collaboratore, un amico, un partner che in qualche modo riesca a capire anche le esigenze dello stesso cliente. E per questa ragione utilizzare la disciplina, ad esempio per fare una semplice chiamata di tanto in tanto al nostro cliente chiedendogli come va, come possiamo renderci utili verso di lui per qualsiasi cosa e non soltanto strettamente legato al mondo del business appunto, del lavoro. Vedrete che questa attenzione verso di lui sarà ricambiata nel tempo. Quindi mi raccomando, disciplina ragazzi. Bene, se il video fino a qui vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like qui sotto, così riusciremo a far arrivare questo messaggio a più persone possibile.
Detto questo, ripartiamo subito con la quarta qualità, l'intuizione. Sì, esatto ragazzi, l'intuizione. Fondamentale, perché è quella capacità che ci permette di qualificare chi abbiamo di fronte e quindi capire che tipo di persona, di cliente abbiamo davanti a noi. Potrebbe essere un partner di lungo periodo piuttosto che un partner di breve periodo, perché magari capiamo che è un cliente che effettivamente poi non ha la liquidità per pagare i nostri servizi o i nostri prodotti che andremo a vendere e a proporre, e quindi nessuno di noi vuole un cliente che non paga, no? Oppure possiamo utilizzare la nostra intuizione per capire se quel cliente ha bisogno di un prodotto X piuttosto che un prodotto Y, perché magari noi siamo arrivati dal cliente proponendo un certo tipo di prodotto, ma con le giuste domande e comprendendo e ascoltando le sue risposte capiamo magari immediatamente che non ha effettivamente bisogno di quel prodotto, ma ha bisogno di un altro prodotto che noi possiamo vendere. E quindi starà a noi rivedere le nostre strategie tramite la nostra intuizione per vendere il prodotto adatto a lui. Perché ricordate ragazzi, la cosa più importante è soddisfare il cliente e non vendere qualcosa, altrimenti non riusciremo mai a fidelizzare il cliente con noi stessi, appunto. Ancora, possiamo capire allo stesso tempo se quel cliente, ad esempio, ha degli altri amici, dei colleghi o dei partner che hanno bisogno di nostri prodotti, dei nostri servizi, e quindi in questo modo riusciremo a fare ulteriori business, ulteriori vendite rispetto a quelle che ci eravamo prefissati. E qui si potrebbero aprire scenari ancora più grandi, perché magari potremo entrare in partnership con questo cliente per ottenere tutta una serie di altri vantaggi da nuovi clienti, appunto, perché lo stesso cliente potrebbe offrire nuovi servizi che noi insieme a lui potremo vendere ad altri, e così via ragazzi. Quindi capite cosa intendo? Usiamo la nostra testa, la nostra intuizione per andare oltre quello che è la semplice vendita di un prodotto o un servizio, così che il nostro business si amplificherà notevolmente. Quindi ragazzi, non usiamo la nostra intuizione soltanto per capire se una ragazza potrebbe essere quella giusta oppure no, ma utilizziamola anche nel business e vedete che avremo ottimi risultati. La quinta qualità è la fiducia. Bene, nel business è fondamentale riuscire ad ottenere la fiducia del proprio cliente. Infatti, tramite la fiducia riusciremo a instaurare con quella persona, con quell'azienda, una relazione di lungo periodo, e questo porterà soltanto dei benefici anche alle nostre tasche, appunto. E questo è esattamente ciò che vogliamo, perché ci permette di avere delle rendite di lungo periodo. E per far ciò dobbiamo farci trovare sempre pronti per il cliente, ma più nel dettaglio dobbiamo fare giorno dopo giorno dei passi verso il cliente per dimostrargli appunto che noi ci siamo, che noi facciamo ciò che diciamo, cioè che rispettiamo le nostre promesse e che soprattutto non lo lasciamo mai solo. Questa è la cosa basilare, il cliente non deve mai sentirsi solo. Quindi, ricapitolando, dobbiamo fare tutti i giorni, quotidianamente, delle piccole azioni che ci fanno percepire dal cliente continuamente presenti. Ma soprattutto dobbiamo far riuscire ad entrare nella testa del cliente che sta facendo esattamente la cosa giusta scegliendo noi come partner. Perché effettivamente è solo con noi che può fare la storia, che può cambiare il suo business, che può riuscire a ottenere risultati migliori grazie ai nostri prodotti, grazie ai nostri servizi. E badate bene ragazzi, non dobbiamo sicuramente sfociare nell'arroganza, dobbiamo far capire benissimo al cliente che noi sappiamo esattamente ciò che valiamo, esattamente quanto i nostri prodotti o i nostri servizi valgono, e che quindi se lui lo sceglierà a noi sarà un suo problema, perché lui ci perderà e non ci perderemo soltanto noi. Bene, la sesta qualità, cioè l'ultima, è relativa al carattere, che è strettamente legato alla percezione di carisma. E vi posso assicurare ragazzi che non c'è modo migliore di mostrare carattere se non quello di far parlare i fatti, di far parlare i propri successi. Dunque, per far ciò è fondamentale ragazzi riuscire a rispettare le promesse attese. Dunque, se al nostro cliente abbiamo promesso A, B e C, dobbiamo assolutamente riuscire a fornire A, B e C senza alcun tipo di problema, altrimenti è giusto che il cliente scelga qualcun altro più bravo di noi. Quindi, per ricapitolare, le sei qualità che deve avere un buon venditore, anzi un ottimo venditore, sono audacia, ripetizione, disciplina, intuizione, fiducia, carattere. Mi raccomando, allenate queste sei qualità e vedrete che i vostri successi cresceranno notevolmente. Detto questo, anche questo video è terminato. Se volete approfondire la tematica, vi lascio qui sotto in descrizione un articolo creato dal mio team. Dateci un'occhiata, ragazzi. Ma prima di lasciarvi, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e soprattutto fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste qualità e quali qualità voi avete già ad oggi. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima. We'll be right back.